Ciao, sono Nico Benz e sono il primo beauty social coach italiano. I bot, cosa sono i bot? I bot non sono quelle cose che si comprano in banca, in cui si investe, cioè sono anche quelli, ma nel mondo del web i bot sono la novità del momento e qualcuno dice probabilmente la cosa più importante del prossimo futuro. Ma facciamo un po' d'ordine. Che cos'è in realtà un bot? In realtà un bot è un piccolo programmino che fa per te alcune cose. Il suo uso principale sarebbe quello di assistente virtuale, insomma risponde un po' al posto tuo. Per farvi capire di che cosa sto parlando, un bot potrebbe essere, o un pezzettino di un bot, anche quello che Facebook fa nella sua sezione messaggi, cioè il messaggio in automatico che potete impostare quando non rispondete o quello che potete impostare quando uno vi contatta per la prima volta, un messaggio di presentazione, o quello che potete impostare quando chiudete il negozio e quindi non risponderete sicuramente fino al giorno dopo. Ecco, queste cosine sono un inizio di bot, un micro bot. Però oggi Facebook è già pronto per ricevere un bot fatto un po' meglio. In realtà il bot è roba da programmatori e voi sapete che io non sono un programmatore e non amo moltissimo quel mondo dei super tecnicismi. Lo lascio ai professionisti e quando ho bisogno di un programmatore ne chiamo uno bravo e mi affido totalmente a lui. Però invece mi piace mettere le mani in pasta e far mettere le mani in pasta anche ai parrucchieri che mi seguono. E allora ho provato e testato un paio di bot che si possono installare in maniera molto facile. Ho provato ManyChat, scritto Mani con la Y, chat, vi lascio il link sotto questo video, e ho provato anche ChatFuel, due bot diversi. Uno è completamente gratuito, ChatFuel, l'altro è gratuito fino a 100 contatti, poi oltre 100 ha dei pacchetti. Io preferisco ManyChat, in realtà tutto quello che è a pagamento lo preferisco perché è fatto meglio, perché c'è un'assistenza, perché sarà sicuramente in crescita, anche se ChatFuel comunque non è fatto male. Ma che cosa fa il bot? In realtà molto semplice da installare, perché si va su ManyChat, in questo caso ci si fa un account con Facebook, si seleziona la pagina e il bot è già installato nella pagina di Facebook. E cosa fa? Per esempio le stesse cose che fa già Facebook, quindi un messaggio preimpostato di benvenuto, un messaggio non appena si viene contattati della serie ciao ti rispondo non appena leggo il tuo messaggio e cose di questo genere, e ce le abbiamo già. Poi cosa si può fare? Si può mandare in automatico alle persone che si iscrivono al bot, cioè che ti iscrivono su Facebook, una serie di contenuti, i tuoi video da YouTube, i tuoi articoli dal blog, che in automatico, come tu li pubblichi su YouTube, boom, arrivano su Messenger, come tu metti l'articolo sul blog, boom, arrivano su Facebook. Ma qual è la cosa vera che mi piace di più? Perché qui siamo un po' vicini allo spam. Quello che mi piace di più è che ogni volta che un cliente o un potenziale cliente ti scrive sulla pagina del tuo salone un messaggio privato, entra in una vera e propria lista contatti, come la lista contatti email, di cui diciamo è oro colato, è il tuo bene più prezioso, perché potrai mandare delle mail, stringere delle relazioni, se mandi mail di valore, e fatturare prima o poi da quella lista di contatti. Bene, il tasso di apertura di una lista di contatti email buono sta intorno al 30%, cioè 3 su 10 aprono una tua email. Bene, una lista di contatti su Facebook di gente che ti ha scritto su Messenger ha un tasso di apertura vicino al 100%, e per vicino intendo 99.6. Quello che non legge è morto o ha perso il telefono. Vuol dire crearsi una lista nel tempo di persone che quando vogliamo possiamo contattare contemporaneamente. Faccio un evento, mando un messaggino, ciao, nome della persona, ti invito giovedì qua, o ti presento questo o ti mando quest'altro. È una cosa di una potenza inaudita. Magari è leggerissimamente complicato, ma se qualcuno vuole spingere un occhio in avanti, io un bot lo installerei.